Ben ritrovati dal Pallaravizza di Pavia, siamo in Coppa di Coach a Comuzzi. Un'altra brutta sconfitta, anche questa volta in trasferta per le proporzioni. Soprattutto peccato perché dopo un primo quarto in cui la squadra aveva tenuto, nel secondo invece si è proprio spenta la luce con un parziale devastante di 30-11 nel periodo, che poi a quel punto la partita è stata davvero irrecuperabile. Sì, abbiamo giocato contro una squadra forte, questa in questo momento è sicuramente la squadra più forte del campionato, molto fisica, molto tecnica, poi stanno giocando una buona pallacanestro, quindi bisogna dar merito anche agli avversari. Detto questo, abbiamo giocato un secondo quarto a dir poco vergognoso e lì si è scavato il break, perché quando vai sotto di 25 punti poi è difficile giocare la partita. Poi abbiamo fatto un terzo e quarto quarto buoni, così come lo era stato il primo quarto. Purtroppo non possiamo regalare un quarto intero agli avversari, perché non siamo una squadra così forte da recuperare un gap del genere, e anche perché abbiamo giocato contro una squadra effettivamente ben allenata, molto ben strutturata a livello fisico, molto forti a livello tecnico, e che meritano di essere lì, anzi in questo momento forse una delle squadre che meriterebbe di stare anche più in alto in classifica. Vedete, tutte queste cose non ci sono scusanti, perché il secondo quarto, pur nelle difficoltà, non bisogna perderlo 30-10, ma bisogna perderlo, lasciami dire, 20-10, tenendo fisicamente, tenendo mentalmente e stando dentro la partita, in modo tale da poterti poi giocare nel terzo, quarto, quarto, giocando come abbiamo giocato, magari qualche chance di portarli il punto avuto alla fine. Così non è stata, complimenti oggi a Pavia. Allora, le chance di giocarsela questa volta non ci sono state, c'è però ancora l'obiettivo playoff, assolutamente tutti da conquistare. Allora bisogna provarci nelle prossime partite a prendere quella vittoria che manca. Lo faremo. Dicevi. Grazie coach. Grazie a voi.